Hombre, ¿qué tal? Me alegro. Gracias. Muchas gracias. Hombre, buenos sí, días. Infatti, un po' troppo. Prima erano due spenti, era un po' meglio. Sì. ¿Qué tal? Ciao. Non è la cosa più facile. Bene. Buongiorno a tutti. E oggi siamo qui per parlare dell'Osservatorio Internazionale sulla Famiglia, che offrirà studio e informazioni sulla condizione delle famiglie oggi nel mondo, appunto un osservatorio. E c'è l'Istituto Giovanni Paolo II, insieme con l'Università Cattolica di Murcia, e il Centro Internazionale dei Studi Famiglia di Milano, e abbiamo rappresentanti di tutte e tre istituzioni, Monsignor Paglia del Giovanni Paolo II, Professor Mendoza dell'Università di Murcia e Dottor Francesco Belletti da Milano. Però cominciamo subito con Monsignor Paglia. Sì, dunque noi, come diceva il direttore, abbiamo pensato che fosse necessario, dopo due sinodi sulla famiglia, dopo Amoris Laetitia e dopo l'esortazione del Papa a confrontarci con la realtà, di istituire appunto un osservatorio internazionale sulla famiglia in collaborazione con un'università e con un istituto di ricerca in accordo, vorrei sottolinearlo, con il Dicastero Laici, Famiglia e Vita, con il quale ovviamente lavoreremo in stretto contatto. Del resto, l'Istituto Teologico Giovanni Paolo II per gli studi, per le scienze sul matrimonio e la famiglia, dice già da sé questo ampliamento di orizzonte. Nel processo di rinnovamento di questo istituto teologico, con l'aggiunta della parola anche scienze, mostra la urgenza che la dottrina, che l'insegnamento, che la pastorale della Chiesa Cattolica si confronti e entri in maniera diretta con tutte l'orizzonte delle altre scienze antropologiche, sociali, per poter guardare in faccia con intelligenza anche scientifica la situazione delle famiglie del nostro pianeta e quindi trarne anche non solo occasioni per dialogare con tutti, ma anche per trarre prospettive che aiutino la Chiesa o le Chiese diocesane a individuare quei percorsi che portino a solidificare l'ispirazione familiare sia della Chiesa che della sua azione nei confronti della società. Ecco, in questo senso io credo che l'aiuto di queste ricerche sarà particolarmente utile. Lascerò poi agli altri due amici il dettaglio di queste prospettive, però ecco, a me pare particolarmente significativo che un istituto teologico teso ad una nuova e ad una ancor più salda relazione con le famiglie, la storia dell'istituto è una storia lunga e ha già avuto tappe importanti, ecco, con questo noi vorremmo ampliare e dotarci di uno strumento che ci permetta una riflessione che non sia autoreferenziale e solamente deduttiva sul piano teologico, ma che sia, come già avviene peraltro nell'Istituto Giovanni Paolo, ma che sia ancor più inserita e, tra virgolette, informata sulla situazione delle famiglie. Non esiste, salvo forse che io sappia, a livello delle Nazioni Unite, ma non esiste una visione, ed ecco perché è generale. Ecco perché noi abbiamo coinvolto istituzioni universitarie,
tramite anche Murcia, ma abbiamo coinvolto, e questo mi pare utile sottolinearlo, la Caritas Internationales, per avere una rete di contatto con tutti i continenti e tutte le realtà, nessuna esclusa, più ovviamente le sedi dell'Istituto Giovanni Paolo II, diffuse in tante varie parti del mondo. Per dire, proprio ieri alla notizia, la Università La Sapienza di Beirut ha chiesto di fare nei mesi prossimi un incontro per presentare questa prospettiva di analisi di dimensione scientifica nel trattare la realtà delle famiglie. Del resto, Amoris Laetitia, già nella sua prima parte, quando fa questa lettura delle situazioni della famiglia, ovviamente è un suggerimento indilazionabile, perché, come Papa Francesco più volte ripete, dobbiamo stare con i piedi per terra, vorrei dire, dobbiamo stare a contatto con la realtà concreta delle famiglie per aiutare tutte quante a crescere. Vi ringrazio della vostra attenzione e credo che è utile lasciarla. Professor Mendoza, sì. Gracias. Che parlerà in spagnolo. Questo funziona, si oye bien? Eccellenza reverendissima, dottor Greg Burke, direttore generale della sala stampa, professor Francisco Belletti, a todos los asistentes un cordial saludo en esta mañana, un día de gracia y de bendición para todos los miembros de nuestra Universidad Católica, de poder presentar en este emblemático lugar, la sala estampa, el Observatorio Mundial de la Familia, un centro internacional de análisis, investigación y formación sobre la familia que pretende prestar un importante servicio a la Iglesia y a toda la humanidad en los 5 continentes y de modo especial en los países más pobres de la Tierra y como nos indica Su Santidad el Papa Francisco, cuando nos habla de la importancia de una Iglesia en salida. La creación de este Observatorio Mundial de la Familia, para llevar a cabo una investigación científica adecuada sobre la situación de la familia en el mundo actual, según un enfoque disciplinario muy amplio, económico, jurídico, pastoral, sociológico y psicológico, se realizará en colaboración con centros universitarios de alta especialización profesional y de investigación en todo el mundo, y siempre manteniendo fidelidad y adhesión total al magisterio de Su Santidad el Papa Francisco, el vicario de Cristo en la tierra. Somos una universidad misionera y evangelizadora, y uno de los pilares fundamentales de nuestra universidad es la investigación científica y técnica, a la luz de la verdad revelada en Cristo. Esto nos permitirá llevar a cabo, a través del Observatorio y de la Familia, estrategias que permitan una profundización del conocimiento científico, humano y cristiano y de la conducta ética a las nuevas generaciones. Somos una universidad joven e innovadora que hacemos de los retos oportunidades y a través del Observatorio Mundial de la Familia pretendemos innovar y modernizar nuestra labor, la labor que llevamos a cabo teniendo en cuenta los cambios demográficos, los procesos de internacionalización, la globalización económica, así como las nuevas tecnologías de la información y la revolución tecnológica producida en el campo de las comunicaciones, que conlleva nuevos planteamientos docentes e investigadores, como por ejemplo el desarrollo de la enseñanza online y semipresencial, el trabajo de investigación sobre la familia en red, la teleinformación, los centros de autoaprendizaje, la llamada universidad virtual que tenemos nosotros ya en marcha desde hace muchos años y que estamos poniendo ahora en realidad con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para la Familia, la Academia Pontificia para la Familia, el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, si Dios quiere. Por lo tanto, si la persona humana es el punto de partida y de llegada de nuestra misión, es en ella en quien se centra la OCAN y para ello pone la universidad a su disposición los recursos necesarios para ofrecer su contribución científica. ¿Cuál es el papel de la UCAN en el proyecto? La contribución que la universidad ofrece a la actividad del Observatorio Internacional de la Familia como organismo cofundador está en perfecta sintonía con su naturaleza y su misión. De hecho, somos una institución académica con una fuerte vocación internacional,
tanto en la profundización como en la difusión del conocimiento científico y técnico, la participación en numerosos proyectos de investigación europeos e internacionales, un cuerpo de docentes procedentes de distintos países de Europa y un alumnado que incluye estudiantes procedentes de los 5 continentes que han permitido que en la CAN se establezca una sólida red de relaciones con la comunidad científica internacional y con numerosas instituciones académicas situadas en todo el mundo. Más de 67.000 alumnos han cursado sus estudios en la universidad. Contamos con más de 2.550 estudiantes internacionales de 80 países, de los 5 continentes, que hablan 61 lenguas. Y contamos con más de 300 universidades en todo el mundo. Delegaciones tenemos en Hanoi, que servirá para el Observatorio Mundial de la Familia. Tenemos delegaciones en Hanoi, Manila, Pekín, Singapur, Vietnam, México, Colombia, Ecuador, Perú, Roma, Fano, Zurich, Benín y Nairobi, que empezamos ahora, si Dios quiere, en Nueva Delhi, Chile, Cuba y República Dominicana. Así pues, ponemos a disposición del Observatorio Internacional los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios para crear una red de contactos locales en los 5 continentes, es decir, instituciones especializadas en la investigación científica sobre la familia o que trabajan diariamente con las familias, para que puedan colaborar en la recopilación de datos fiables sobre el estado de salud de las mismas en todo el mundo. Nuestro objetivo es coordinar como universidad el trabajo de estas instituciones, actuando como un puente que las conecte entre sí y con el observatorio, canalizando los datos recopilados hacia los organismos que se encargan de su tratamiento, el CIS. Ofrecemos actuar como enlace entre instituciones que son física y culturalmente muy diferentes y lejanas entre sí, y colaborar con estas instituciones para superar los obstáculos, incluso de carácter práctico, que se interponga en la tarea de recopilación de datos. Y para llevar a cabo la coordinación de los diferentes grupos de trabajo con un número potencialmente elevado de miembros que desempeñen esta función de investigación con las familias en distintos orígenes geográficos y culturales, hemos encomendado a la Facultad de Ciencias Humanas, Canónicas y Religiosas, que dirige el doctor Javier Belda, la misión de dirigirla. La tarea de llevar a cabo las labores antes mencionadas. Esta facultad cuenta con un grupo importante de traductores, traducción en 5 idiomas, de momento. Cuenta con un grupo importante de traductores, como digo, que permiten la mediación lingüística, con jóvenes investigadores formados en universidades procedentes de todo el mundo. Y la red de contactos locales con la que puede contar el Observatorio de la Familia para llevar a cabo la primera investigación seria relativa a la forma en la que la pobreza relacional y económica influye en las dinámicas familiares, incluye instituciones de diversas naciones del mundo, abarcando los 4 puntos cardinales del viejo continente: España, Italia, Finlandia, Eslovaquia, República Checa, de América, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Canadá, África, Benín, Kenia, Mozambique, Nairobi, etc. Benín también. No obstante, la lista que acabamos de mencionar no incluye a todos los representantes locales que participan en nuestra investigación. De hecho, la Universidad Católica en las últimas semanas está estableciendo nuevos acuerdos de colaboración con otros organismos de formación e investigación especializados en el tema de la familia y ubicados en Europa Central, América del Norte, Australia, Oriente Próximo y Extremo Oriente, de modo que los resultados de la investigación nos permitan obtener una visión verdaderamente global, además de fiable, de la situación de la familia actual en el mundo. La ampliación del horizonte de nuestra investigación permitirá comparar las dinámicas familiares en contextos políticos y culturales muy distantes entre sí en todo el mundo, con el resultado de enriquecer nuestra visión sobre una realidad multifacética y compleja como es la realidad de la familia. Que Dios bendiga este Observatorio Internacional de la Familia y que el Espíritu Santo la conduzca y la guíe para bien de toda la Iglesia y la humanidad. Muchas gracias. Grazie, professore. Dottor Belletti, che credo che parlerà un po' più del metodo del lavoro. Sì, parlando dopo questi due interventi, posso concentrarmi sul modello operativo. Perché un osservatorio? Prima di tutto con l'obiettivo di avere una lettura sistematica e continuativa nel tempo dei fenomeni. Non è una ricerca che verrà fatta una volta sola, ma l'obiettivo è quello di costruire un sistema stabile che consenta di avere dati da seguire nel tempo e una riflessione continuativa nel corso del lungo periodo. E già questo nel mondo della ricerca e nel panorama internazionale è un sicuro punto di forza ed è un'ambizione di progetto molto importante.
scegliere di dedicare un osservatorio sulla famiglia significa intercettare anche tutta una serie di altri meccanismi di monitoraggio a livello internazionale. L'OCSE, l'ONU, diversi soggetti internazionali fanno già delle letture comparative. E di solito questi indicatori vengono utilizzati come dati quantitativi. 200, delle grandi tabelle, 200 nazioni e un numero sintetico che dice numero di figli, quindi con una dimensione esclusivamente quantitativa. Il nostro osservatorio vuole inserire un meccanismo di metodo di lettura sociologica dei fenomeni sia quantitativa che qualitativa, perché riflettere sulla famiglia significa anche verificare il modo in cui in uno specifico contesto le relazioni, i valori vengono giocati. Quindi un osservatorio che non usa solamente numeri e dati quantitativi ma anche letture della realtà. Un'esperienza, come ha ricordato Monsignor Paglia, che ha una qualche sintonia anche con un lavoro fatto dalla Caritas. Io stesso avevo partecipato nel 93-94 a un gruppo di lavoro proprio su famiglia e povertà di Caritas Internationalis in occasione del primo anno internazionale della famiglia lanciato dall'ONU. La stessa Caritas italiana ha un progetto che si chiama Osservatorio delle povertà e delle risorse, quindi siamo al centro di una riflessione che tende a leggere la realtà per poi giudicarla e agire di conseguenza. Il primo piano operativo è un piano triennale, quindi nei primi 3 anni di attività, per arrivare a maggio 2021, ci concentreremo sul tema famiglia e povertà. Lo consideriamo un tema decisivo, non è l'unico tema attorno alla famiglia, c'è il tema famiglia ed educazione, c'è il tema famiglia lavoro, che sono grandi driver interpretativi della famiglia, ma il tema famiglia e povertà intercetta anche una priorità a livello internazionale. Gli obiettivi di sviluppo globale dell'ONU al 2030 includono molta attenzione al tema povertà e siamo certi che in tantissimi contesti nazionali esiste una reale emergenza famiglia e povertà. Abbiamo anche deciso di sdoppiare il percorso di analisi su 2 direttrici, la povertà relazionale e la povertà strutturale ed economica. Quindi perché anche la povertà per le famiglie assume una dimensione multidimensionale, le famiglie possono essere povere perché prive di relazioni, isolate, escluse, marginalizzate, oppure possono essere povere strutturalmente, un bel pezzo di mondo vive con meno di $2 al giorno per sopravvivere e quindi il tema sarà strutturato con questo doppio oggetto di conoscenza. Questo significa che il primo anno con un rapporto di ricerca a maggio 2020 dedicheremo attenzione alla povertà relazionale e a maggio 2021 realizzeremo un ulteriore rapporto sulla povertà economica. Il punto di vista qual è? Riconoscere la soggettività della famiglia, anche della famiglia vulnerabile, anche della famiglia fragile. Certamente le famiglie a livello globale patiscono i grandi condizionamenti dei mutamenti strutturali, la globalizzazione, lo scambio ineguale di risorse tra le parti del mondo, la distribuzione ineguale del lavoro nelle singole nazioni. Ma siamo certi che la famiglia è un soggetto attivo, i progetti di vita delle persone si sviluppano dentro progetti di famiglia, i giovani gli giovani uomini e le giovani donne progettano la loro vita e mettono in campo le loro risorse a partire dalle reti familiari, che sono il primo fattore protettivo davanti agli attacchi e alle minacce del mondo economico, alle fragilità, alle vulnerabilità. Quindi l'idea è vedere come questo soggetto famiglia che vuole mettersi in campo per gestire il proprio progetto di vita riesce a gestire un sistema economico che spesso non l'aiuta, un sistema istituzionale che spesso non la considera e una serie di fragilità e di vulnerabilità interne ed esterne. Le vulnerabilità sono le separazioni di coppia, le vulnerabilità sono la nascita di un figlio disabile, le vulnerabilità interne sono la fatica educativa nei confronti dei figli. Insomma, tutti questi elementi verranno analizzati dal nostro lavoro. Come lo faremo? Abbiamo costruito un modello con un'equipe centrale e abbiamo immaginato di analizzare nelle nazioni che sono state appena ricordate una scheda paese in collaborazione con un dipartimento universitario qualificato che opera nel territorio. Questo perché riteniamo che non possa un'equipe centrale a livello mondiale
conoscere bene la realtà dei singoli contesti, e sia molto virtuoso invece affidare a chi lavora in un certo territorio nazionale l'analisi del singolo caso. Noi costruiremo una scheda paese omogenea per tutti, e in ciascuna nazione verrà redatto un report di paese. Alla fine verranno comparati e verrà steso a livello centrale un report di sintesi comparativo che individuerà i principali punti di forza e punti di debolezza delle famiglie davanti alla povertà relazionale, delle famiglie davanti alla povertà economica. In questo processo ci sarà una forte circolarità di informazioni, avremo due expert meeting nell'arco di questo periodo insieme a tutti i referenti che vengono dalle singole nazioni, in modo che il progetto dell'equipe centrale venga costruito e migliorato insieme a chi lavora a livello periferico. Certamente terremo sotto controllo tre dimensioni trasversali che sono a nostro parere decisive, che sono la condizione della donna, la condizione dei bambini e i rischi dell'innovazione tecnologica sulla vita quotidiana della famiglia. Pensiamo che questi tre driver, in positivo o in negativo, possano essere degli elementi che fanno la differenza a favore o contro il benessere delle famiglie. È un percorso, diciamo, ambizioso, e l'obiettivo è quello di inserire nel dibattito pubblico a livello internazionale, con le istituzioni, con i media, col mondo dell'università, un contenuto evidence-based, un contenuto basato su risultati di ricerca, a partire da un modello antropologico che vede la famiglia come una risorsa preziosa per il bene delle persone e per il benessere delle comunità. Grazie, dottor Belletti. E adesso domanda a voi. Sì. Non ci sono domande, io faccio una un po' provocatoria. Che quali sono i paesi più family friendly oggi? Los países amigos. Sì. Ma ci sono pochi sono family friendly completamente, nel senso che alcuni paesi hanno strategie di aiuto della famiglia che riguardano le politiche sociali, alcuni aspetti del welfare europeo sono family friendly. Pochi paesi hanno investito sull'emergenza natalità, sull'emergenza demografica, quindi sul tema figli, che è uno degli elementi decisivi per un buon familiare, e in questo caso parliamo di Ungheria, parliamo di Polonia, parliamo anche di Francia, che sulla politica familiare ha investito. E poi ci sono dei paesi dove la cultura complessiva è ancora family friendly, dei paesi potremmo dire un pochino più tradizionali, alcuni paesi del Sud America, alcuni paesi della cultura africana, dove esiste, come dire, la cultura che aiuta le famiglie, ma magari la politica e gli interventi pubblici che non l'aiutano. Quindi difficile fare una graduatoria, vedremo. Yo creo que el trabajo de campo sociológico y en otros ámbitos que se lleva a cabo por la familia es fundamental. Trabajar desde el punto de vista de la universidad, un lugar de formación clave, la formación es fundamental, que esté asociada al observatorio, una universidad, un lugar de conocimiento, de saberes, de cultura. Tiene que establecer conexiones con importantes universidades que quieran trabajar con el tema de la familia a nivel mundial. Nosotros lo vamos a hacer con toda esta red de universidades que tenemos en todos los continentes, donde ya estamos ofreciendo una formación online con calidad, con garantía de calidad, y ofrecer formación a las familias. No solo investigar en el ámbito de la salud qué situación vive la familia, las familias desestructuradas, las familias que tienen graves problemas económicos, graves problemas sociales, que pasan hambre, que pasan necesidad. Nuestro objetivo fundamental es llegar a los países más pobres de la Tierra, que es lo que nos ha pedido el Papa. Una universidad en salida, una iglesia en salida, un lugar de encuentro con los más pobres, con los más necesitados, con los que más sufren, con los más enfermos, cerca de ellos para ayudarlos. Ayudarlos a que no vivan esta situación de pobreza y de miseria. Y para esto la formación, la educación es fundamental. La tiene que ofrecer la universidad y se tiene que hacer a través de colegios católicos que hagan esta labor. Todo el tema de la economía social, economía circular, todo el tema de la educación social, trabajo social, lo tiene que hacer la universidad en estos ámbitos, con el Pontificio Consejo para el Instituto Teológico de Juan Pablo II para la Familia, con la Academia Pontificia y con el Dicasterio que preside el Cardenal Farrer. Esto es fundamental, pero si no hay una formación adecuada,
no llegamos a solucionar los graves problemas que puedan tener las familias, que viven desestructuradas. Y el observatorio tiene que trabajar unido a grandes universidades con gente que quiera prestar este servicio por amor al prójimo. Buenos días, soy Eva Fernández de la cadena COPE. Y quería preguntarle al profesor José Luis Mendoza, justo en lo que acaba de decir en este momento, ¿tiene alguna experiencia concreta de necesidades que le hayan planteado algunos países de África o temáticas especiales sobre las que están necesitando información? Gracias. La tenemos. ¿Dónde estás? Bien, la última. Los últimos serán los primeros. Bien, sí, tenemos ya peticiones claras. Yo ya, como el señor Paglia, se está trabajando ya en Nairobi, se está trabajando ya en Benín, se está trabajando en Nueva Delhi, donde hay grandes necesidades. Se me ha pedido ayuda de República Dominicana, donde hay zonas de haitianos. Yo estuve allí como misionero con mi mujer durante varios años trabajando con 8 hijos allí. Nos fuimos, que nos envió el Papa Juan Pablo II, trabajando en zonas de haitianos, 1 millón de haitianos, en condiciones inhumanas. Hemos vivido con ellos, sabemos qué necesidades tienen, cómo viven familias en estas condiciones tan inhumanas, quién se ocupa de ellas. Esto es lo que pretende Monseñor Paglia, esto es lo que pretende el Papa Juan Pablo II, ayudándolas, sirviéndolas y poniendo los medios necesarios para que se les ayude en este ámbito con una formación adecuada, formando profesionales allí que puedan atender estas áreas de conocimiento y, sobre todo, prestar esta labor de ayuda que es fundamental. Si no tienen medios, ¿qué formación les vamos a dar? Hay que crear los medios adecuados, las condiciones adecuadas para que reciban la formación. Esto ya lo estamos llevando a cabo, lo estamos ejecutando. Como decía el Evangelio de hoy, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Seremos conocidos por los frutos, lo reconoceréis. Estamos ejecutando estas acciones, ayudando de verdad a los más pobres de la tierra, porque ahí está presente Jesucristo. No, voglio solo aggiungere che ovviamente questo osservatorio è legato anche ad un impulso che vogliamo dare all'Istituto Giovanni Paolo II nelle diverse zone dove esiste una istituzione, diciamo, ben chiara o dove deve iniziare ancora. In Benin, a Cotonou, c'è un istituto Giovanni Paolo II che cerchiamo adesso di, ovviamente sarà legato anche all'osservatorio, viene irrobustito nella sua ampiezza, tenendo presente che in questo istituto vengono già circa sacerdoti e qualche famiglia di una 15 paesi dell'Africa. Questo poi ci chiede l'intervento anche in Kenya, l'Episcopato Mozambicano ci ha chiesto anche lì la creazione di un istituto oppure legami con istituti della famiglia in altre università, ad esempio a Buenos Aires, in Cile, in Madrid e in altre parti. Ecco, credo che un piccolo frutto o un piccolo aiuto al grande impegno che la Chiesa intera deve avere per la Amoris Laetitia, ecco, questa esperienza del Giovanni Paolo II unita a questa dell'Università sia un aiuto perché cresca l'attenzione e anche l'aiuto per conoscere, per aiutare anche i formatori della pastorale familiare. También nos han pedido ayuda desde el Congo, desde Mozambique, se han dirigido a mí pidiendo ayuda, y de América Latina, de países muy pobres, donde estamos ayudando ya. Creo que tener en cuenta estos países, pero todo lo hacemos en comunión con el que lleva la máxima responsabilidad, que le ha confiado al Papa, que es Monseñor Paglia. Pero que sea un buen servicio a la Iglesia, sirviendo a los más pobres y llegando a todos los lugares de la Tierra, también a la China. Stefania. Stefanie Stahlhofen, agenzia stampa tedesca cattolica. Io vorrei sapere gentilmente come sono state scelte le nazioni dove sarà svolto l'indagine e che ruolo avranno Germania, Austria, Svizzera. Grazie. Dunque, in questa fase iniziale ci siamo mossi con una prospettiva di senso del limite e quindi abbiamo dovuto selezionare poche nazioni in ogni contesto
continentale, volevamo essere presenti in tutti i continenti, quindi in particolare sull'Europa abbiamo fatto fatica a scegliere alcune nazioni che rappresentassero le forti differenze che ci sono. E quindi per questi paesi, questi tre paesi, attualmente non sono inseriti nel progetto di analisi e potremo nel corso da domani, da oggi, cominciare ad attivare dei contatti con centri universitari, con le reti della Caritas nazionali, con tutti coloro che producono dati. In effetti, insieme al lavoro che vi ho descritto, c'è anche un intenso lavoro di comunicazione sul web con una serie di strumenti che consentirà una circolarità di informazioni. Quindi cominceremo con un gruppo limitato di nazioni e poi probabilmente amplieremo anche il numero delle nazioni negli anni successivi. Poi ovviamente, come già accaduto, conosciuta la notizia, diciamo, è chiaro che credo che ci saranno richieste da parte di altre istituzioni analoghe o comunque interessate. Certo è che noi sentiamo che il progetto è molto molto ambizioso e quindi sentiamo anche i nostri limiti, però è una sfida che non possiamo non raccogliere, questo, quindi vedremo, appunto la benedizione invocata penso sia più che opportuna. Quería decir una cosa importante: el observatorio es un instrumento de investigación, la investigación es clave, pero la investigación en el ámbito de la salud, invertir en investigación en estos países, nosotros estamos enviando a África, a Kenia, todos los años, equipos de médicos, cirujanos, enfermeros, formando hospitales de campaña para atender a situaciones de enfermos muy graves. Y estamos apostando por la investigación en el ámbito de la salud como universidad, que será un beneficio para todos estos países, en el ámbito de la regeneración de órganos, de la curación de la ceguera, de la retinosis pigmentaria, en las enfermedades raras. Hemos invertido más de 17 millones de euros como universidad, el tema de la curación de la diabetes, es decir, la corrección de enfermedades, enfermedad renal grave, enfermedades cardiovasculares, todo lo que estamos llevando a cabo con el gran investigador Juan Carlos Ispizúa, uno de los más grandes investigadores del mundo, con el Sol Institute de California, financiado por nuestra universidad, va a ser un beneficio para todos estos países pobres también. Nicolás. Nicolás Senez, La Croix. Era un po' la stessa domanda, ma para la Francia, il dottore Belletti ha parlato delle politiche familiari nella Francia. Non c'era un partner universitario in Francia per cambiare con l'osservatorio su questi soggetti? Dal gruppo di lavoro di ricerca che è presente in questa sala mi segnalano che è possibile trovare un interlocutore in Francia, quindi questa prima lista è una prima lista di interlocutori che ci hanno già dato risposte e in qualche modo formalizzato l'interesse a partecipare al progetto. Io personalmente sono un po' preoccupato della numerosità poi delle nazioni con cui saremo in contatto nella raccolta dati, perché quando si lancia un progetto l'idea è positiva, quando si tratta di operativamente gestire giorno per giorno raccolta dati, il lavoro è molto impegnativo, per questo dico che ci sarà una certa gradualità. Oggettivamente la necessità il modello era o si faceva una proposta a 180 paesi o si dovevano necessariamente scegliere alcuni paesi, e capisco che per ogni contesto nazionale l'interesse ad aderire potrebbe essere da valorizzare, quindi non è una lista chiusa. Luca Marco Livio, Frammenti di Pace. E volevo sapere da Monsignor Paglia, anche dal Dottor Belletti, che giudizio danno sui recenti provvedimenti della manovra sulla famiglia, quindi maternità flessibile, e poi c'è anche l'incremento del bonus per gli asili nido. Non credo, non è la sede per rispondere a queste. Io credo che qualsiasi aiuto venga dato per sostenere la famiglia, io credo sia
particolarmente importante, non è questa la sede per determinare, dare un giudizio su questo, però faccio una riflessione a latere che non c'entra, ma alcune settimane fa al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II abbiamo avuto un convegno con la cattedra Gaudium et Spes, dove si parlava del tema del figlio unico, dove è intervenuto uno scienziato cinese della Cina continentale che ha studiato con particolare attenzione migliaia e migliaia di casi che riguardano la Cina, dove è intervenuto anche il nostro studioso italiano Zoia, che da tempo riflette su questo tema, e il demografo Volpi, che ha delineato un problema enorme per l'Italia, dove crescono le famiglie con il figlio unico. Ecco, per dire, è chiaro che come dire, è un tema questo che in qualche modo rientrerà, perché in queste diverse condizioni, ecco, il fatto che crescano famiglie con il figlio unico è una domanda enorme per loro e per il futuro dei paesi. Quindi in questo senso qualsiasi politica di aiuto ovviamente è benvenuta. So che non ho risposto volutamente alla sua domanda, per essere chiari, però sottolineo che questo del figlio unico è un tema che riguarda anche il nostro paese. Ma io invece dico che in tutte queste settimane ci sono stati molti annunci, molti progetti nati e morti nel dibattito e non nello scritto istituzionale, quindi dobbiamo necessariamente aspettare. In generale non sembra esserci un deciso investimento sulle politiche familiari. Se le priorità strategiche di questa manovra non sono la famiglia, anche se qualche misura potrebbe essere interessante, misure anche diciamo simboliche ma quantitativamente non molto importanti, come la conferma dell'allungamento del congedo obbligatorio per i padri da 4 a 5 giorni, cosa discussa e che è un segnale di un certo modello di famiglia. Quindi siamo ancora, secondo me, a livello di segnali. Mi permetto di citare una frase del vice direttore di Caritas Italiana due giorni fa, che commentando il reddito di cittadinanza diceva: non sono solo i soldi che intercettano le condizioni di povertà delle famiglie, perché anche dalle ricerche fatte in Italia emerge che c'è una dimensione relazionale della povertà che è decisiva. Ecco, dico questo perché è molto in sintonia questa riflessione con l'impianto che noi abbiamo utilizzato nel nostro osservatorio, cioè avere in mente che le persone escono da una condizione di povertà non solo se gli dai dei soldi, ma se tornano ad essere protagonisti dei loro progetti di vita. Sara Fornari, Telepace, per chi vuole rispondere, qual è lo specifico di questo osservatorio? Essendo incorporato all'Istituto Giovanni Paolo II, ci sono altri osservatori internazionali, e questo che cosa porta, che obiettivi ha specificamente? I metodi l'avete detti, ma... Ecco. Prima io rispondo un momentino, poi lascio la parola. Il Dicastero per la Famiglia della Santa Sede già da alcuni anni aveva avviato delle ricerche sulla famiglia per mostrare, dati alla mano, quanto la famiglia, spesso disattesa dalla politica, fosse in realtà la risorsa della società. Dati alla mano, in alcune nazioni, come per esempio l'Italia, poi successivamente la Spagna, la Polonia, gli Stati Uniti, Messico e altre, ricerche fatte su iniziativa, tutte hanno mostrato come la famiglia è, si diceva, normo costituita, cioè diciamo in senso molto padre, madre, figli, nipoti. Ecco, questa famiglia è, come dire,
il soggetto che sostiene con maggiore forza una società. Non solo queste famiglie vivono più a lungo, hanno meno problemi relativamente all'equilibrio psichico, producono economicamente di più. Terzo, hanno una capacità relazionale inimmaginabile rispetto ad esempio a chi è solo. Ecco, in questo senso, per me personalmente, è stata l'origine che mi ha fatto pensare a questo osservatorio. Proprio perché ho notato nelle diverse nazioni esaminate con questa prospettiva di ricerca, questa scoperta data proprio dati alla mano. Ecco perché io ho chiesto, ricordo, presentai queste ricerche anche al segretario generale delle Nazioni Unite, mostrandogli, guardi, ecco, io le presento alcune ricerche su alcune nazioni fatte non, come dire, con il colore confessionale, ma con la caratura scientifica di una ricerca sociologica, risulta questo. Vivono di più, hanno meno problemi, producono di più e creano relazioni molto più stabili e larghe. A me è parsa una prospettiva in un momento in cui la società si frammenta, potremmo dire a basso tasso di socialità, Bauman direbbe liquida, ecco, questa famiglia rende meno liquida e più stabile la società. Di qui l'idea che a me è venuta, che ho cercato di portare adesso ad un punto di nuovo slancio, perché queste ricerche non le facciamo a livello globale con maggiore attenzione o velocità, eccetera, per mostrare che in realtà oggi il premio Nobel della sostenibilità delle società va data a queste famiglie. Grazie. Non so se... Sì, il valore aggiunto di questo progetto sta nella domanda. Pone una domanda che non sempre le ricerche si pongono, ed è che spazio ha la famiglia, qual è il valore aggiunto della famiglia nel generare la società. Di solito è lo stessa riflessione che viene fatta su andare a superare il PIL. L'osservazione della realtà, se non vede la famiglia come un luogo potenziale di risorsa, non troverà mai neanche le risposte. Quindi noi mettiamo a tema una domanda di ricerca e andiamo a cercare riscontri empirici per verificarla. Magari troveremo anche delle disconferme in alcuni casi. È chiaro che in alcune situazioni la famiglia può diventare un inferno quando perde le sue qualità, quando diventa maltrattante, quando diventa abusante. Questo fa parte di quello che succede. Ma noi vogliamo sfidare il mondo della ricerca e del confronto internazionale su questo tema. Siete sicuri che basta leggere i trend economici, i trend del lavoro, i processi individuali delle persone per capire come va la società? Noi diciamo, se leggiamo la famiglia capiremo di più. Anche perché l'anno scorso, se non sbaglio, in Gran Bretagna fu istituito il Ministero per la Solitudine. Punto. L'ultima domanda. Sono Javier Martinez Brocal di Rome Reports. La domanda è sono quattro domande, però molto brevi, sono operative. E che c'ho qualche piccolo dubbio. È una domanda familiare. Familiare. Una famiglia numerosa. No, la sede dell'osservatorio è a Murcia o è in Vaticano o è global? La data di inizio lavori è 2019 gennaio, 2019 dicembre. Quante persone lavoreranno direttamente nell'osservatorio più o meno? E se ci saranno rappresentanti o istituzioni anche collegate a altre religioni. Grazie mille. Provo a dare una risposta rapida. Diciamo che noi siamo
una rete globalizzata, non abbiamo una sede operativa, abbiamo, ciascuno di noi lavora nelle singole sedi, l'osservatorio è domiciliato presso l'Università di Murcia, che ha il maggior carico gestionale, organizzativo e operativo, ma poi l'operatività si sviluppa tra queste tre sedi, la sede del CISFE a Milano, la sede di Roma, la sede di Murcia e poi naturalmente nell'interazione con 15-20 dipartimenti universitari in 15-20 paesi. Quindi è una cosa molto, diciamo, digitale e da rete, come software relazionale in sostanza. L'inizio dei lavori è gennaio 2018, nel senso che noi stiamo lavorando su questo progetto da quasi un anno. Perché la fase di progettazione, contatto con le università, costruzione del modello interpretativo, eccetera, eccetera. Ci volevano 9 mesi. È stata più di 9 mesi, in effetti. E quindi diciamo che abbiamo già alcuni consensi formalizzati da alcuni dipartimenti universitari, ne stiamo aspettando altri, e da domani si tratterà di cominciare a programmare la raccolta dati, il meccanismo operativo con i singoli referenti nazionali, costruire un'agenda analitica di questo lungo periodo. Per quel che riguarda le persone, tendiamo ad essere una struttura leggera a livello di governance centrale, per cui l'equipe del CISFE metterà in campo 2-3 persone, l'equipe di Murcia mette in campo tante persone che sono già strutturalmente inserite nell'università, ognuna per le necessità, competenze amministrative, contenuti sociologici, governance del sistema, e lo stesso Giovanni Paolo II, che attorno alla cattedra Gaudium Spes ha trovato il gruppo di lavoro che seguirà analiticamente questo progetto. E, per quel che diciamo che la possibilità di avere università che non fossero solo di provata fede cattolica è stata da noi intenzionalmente perseguita quando siamo andati a interloquire con i singoli contesti nazionali, e quindi nella lista dei dipartimenti ci sono università cattoliche, università statali pubbliche e università di altre, anche ispirate da altre soggettività religiose. La sede centrale va a stare in Murcia. Y la Universidad Católica va a ser quien sostenga económicamente todo el observatorio de la familia. Y los grandes especialistas se van a contratar por la Universidad Católica. Todos los traductores los tenemos ya contratados. Están haciendo una labor en 5 idiomas muy importante. Esto es importante, lo que aquí se ha hablado, hablar de un observatorio mundial que va a ser un acontecimiento histórico, un servicio enorme para la Iglesia, pero para toda la humanidad. En comunión con todas las religiones. Porque la Iglesia ama a todos, Cristo ama a todos. Pero hay un aspecto fundamental que nadie ha preguntado, porque somos católicos, somos una universidad misionera y evangelizadora, pero quien salva es Cristo. Esta labor científico-técnica de un observatorio es fundamental, pero tenemos que formar personas cuyo intelecto sea iluminado por la luz de Dios, facilitando, como me decía el Papa Benedicto XVI, el Cardenal Ratzinger, cuando nos visitó, que todo esto es muy importante, pero mucho más importante es facilitar el encuentro con Jesucristo, fuente de vida y de salvación. Porque, claro, podemos salvar vidas, podemos ayudar a la familia, podemos ayudar a los pobres, pero ¿y el anuncio del Evangelio? ¿Qué es lo que salva? Cristo. Necesitamos aprovechar también para anunciar el amor y la misericordia de Dios a todos. Bene, avete già ricevuto l'elenco dei partners nell'email e anche il sito web che mi dicono che già funziona, che è familymonitor.net. E adesso, per chi ha bisogno di qualche battuta individuale, rimangano tutti e tre. Monsignor Paglia nel salutino, priorità sempre a radio e televisione. Grazie. Bueno. Okay. Lei si mette. Noi ci dobbiamo...